Ricorso pilota della Gilda di Trieste contro la trattenuta Enam sugli stipendi degli insegnanti. Altro che 41.500, i distacchi nella scuola riguardano solo un migliaio di persone, la replica piccata della Gilda alle cifre del MIUR. Per i docenti e personale amministrativo della scuola c'è tempo fino al 30 marzo per presentare domanda di pensione. 20.000 TFA ai nastri di partenza, prove d'ingresso entro il mese di giugno. Buongiorno e benvenuti al notiziario della Gilda UNAMS. Apriamo questo telegiornale con una notizia da Trieste, dove la Gilda, con l'avvocato Giancarlo Longo, ha promosso un ricorso contro l'obbligatorietà della trattenuta Enam. Il provvedimento è stato presentato al Tribunale del capoluogo friulano. L'obiettivo è quello di ottenere l'abolizione di quella che appunto l'FGU ritiene un balzello iniquo che grava sugli stipendi degli insegnanti delle scuole elementari e dell'infanzia. Si tratta di un ricorso pilota, ha sottolineato il coordinatore nazionale della Gilda Rino Di Meglio, che se avrà esito positivo potrà essere esteso a livello nazionale. La somma prelevata dalla busta paga è dell'1% sull'80% dello stipendio, per un totale annuo di oltre 200 euro. Nonostante la soppressione dell'ente assistenziale, la trattenuta non è stata cancellata, ma trasferita all'INPDAP. Dopo che anche questo istituto ha cessato di esistere, gli insegnanti hanno continuato e tuttora continuano, loro malgrado, a versare il tributo nelle casse dell'INPS. È da 15 anni, ha sottolineato Di Meglio, che ci battiamo per l'abolizione di questa trattenuta obbligatoria, che risale a un decreto del lontano 1947 e che, quando è avvenuto il passaggio al sistema privatistico, non è stata richiamata dal contratto di lavoro. Inoltre va sottolineato, ha aggiunto Di Meglio, che le forme di assistenza offerte dall'Enam non si sono mai adeguate alla mutata realtà sociale e storica del Paese e quindi non hanno mai garantito alcun vantaggio sostanziale agli insegnanti. Ecco perché, ha concluso il sindacalista, chiediamo che contestualmente all'abolizione dell'ente venga soppresso anche questo iniquo balzello. Basta guardare le tabelle dell'ARAN, l'agenzia che per conto del governo tratta le relazioni sindacali, per rendersi conto che siamo di fronte a un fiorire di numeri in libertà. Ancora una volta la scuola viene messa all'agonia, ma la cosa che amareggia di più è che a farlo sia un alto funzionario del Ministero. È dura la replica di Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda, dopo l'intervista rilasciata nei giorni scorsi al Corriere della Sera da Lucrezia Stellacci, capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, secondo la quale sulla scuola pesano 41.503 stipendi di maestri e professori che però non insegnano, distaccati presso altri ministeri oppure in permesso sindacale. Altro che 41.503 stipendi, parliamo di circa 1.000 distacchi a fronte di 1 milione di lavoratori, ha sottolineato Di Meglio. Delle cifre restanti, ammesso che esistano, deve rispondere direttamente Viale Trastevere. Il problema centrale, insomma, è distinguere tra i distacchi sindacali e i comandi, che sono invece un utilizzo dei dipendenti della scuola pubblica da parte del MIUR in altre attività e anche in amministrazioni differenti da quella di provenienza, ad esempio in uffici scolastici regionali o all'interno del Ministero stesso. Il MIUR, a questo punto, ha aggiunto Di Meglio, deve dimostrare chi sono costoro che, pur non entrando in classe, percepiscono uno stipendio. Quanto ai permessi sindacali, la Gilda precisa che si tratta di un altro falso problema. Agli insegnanti ne spettano 12 l'anno contro i 60 del personale ATA, ma la maggior parte dei docenti, ha concluso il sindacalista, non li utilizza per evitare di interrompere e ritardare l'attività didattica. Per i docenti e il personale amministrativo della scuola c'è tempo fino al 30 marzo per presentare in segreteria la domanda di pensione. Anche se per coloro che hanno maturato i requisiti entro la fine del 2011 e quindi non subiranno la tagliola della riforma Fornero, la sospensione dall'attività lavorativa scatterà dal 1 settembre 2012. In sostanza, fanno sapere da Viale Trastevere, possono presentare domanda di pensione d'anzianità tutti coloro che hanno raggiunto quota 96 tra età anagrafica e contributi e coloro che hanno raggiunto 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età. Per la pensione di vecchiaia invece il requisito di riferimento è 65 anni per gli uomini e 61 per le donne, con 20 anni di contributi minimo.
Per tutti gli insegnanti e personale della scuola che matureranno i requisiti nel 2012, invece, scatterà la riforma Fornero, in pensione con 66 anni di età e 20 anni di contributo, o in anticipo con 41 anni e un mese di contribuzione per le donne, 42 anni e un mese per gli uomini. TFA ai nastri di partenza, prove di ingresso per 20.000 tirocini formativi attivi entro il prossimo mese di giugno. Ora rimarrà da assegnare i posti per classe di insegnamento e università, definire il calendario delle prove, le scuole ammesse e il numero di insegnanti da distaccare come tutor. Le regioni con il maggior numero di posti risultano il Lazio a quota 3.285 e la Lombardia a quota 2.807. Il decreto firmato dall'ex ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini prima della caduta del governo Berlusconi ha quindi ricevuto l'ok della pubblica amministrazione e del tesoro. Manca solo la pubblicazione in gazzetta ufficiale e quindi poi i dettagli organizzativi. Il telegiornale della Gilda termina qui. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci a tutti.